La bacheca. Storie. Ci tolgono i sogni per farci dormire sonni tranquilli. Ivan Tresoldi nasce nel 1981 nel quartiere della periferia milanese Barona. Dopo gli studi di sociologia nel 2002, crea da nulla un laboratorio studentesco sperimentale collegato a molti collettivi della città. Dal 2003 invade i muri di Milano con sue poesie dipinte, tanto da arrivare ad essere considerato uno dei massimi esponenti della poesia di strada. Le poesie di Ivan si incastrano nelle mura cittadine, animandole di spiriti introspettivi. Allo stesso tempo, la scrittura a mano, sempre più in disuso a causa dei moderni device, riacquista importanza e diventa speciale. Le parole infondono luoghi pubblici, che vengono ricostruiti nel loro significato comunitario. Spesso le opere dell'artista poeta milanese sembrano manifesti sociali, campagne politiche volte al futuro, a un mondo migliore. Sono un collante di persone, di collettività che agisce direttamente in mezzo alle stesse persone, nelle strade. In luoghi quotidiani e non in gallerie d'arte aperte solo a esperti o in libri e cataloghi costosi. I messaggi trasmessi sono universali, perché universale è il linguaggio poetico. Di conseguenza, il confronto con i popoli e gli abitanti dei luoghi dove opera è essenziale per la creazione di un'opera d'arte su misura. L'ultima tendenza dei writers a entrare in contatto superficialmente con la comunità non lascia segni profondi nei luoghi. Lo stesso Ivan, come artista, si è arricchito e è cresciuto tantissimo grazie al dialogo, allo scambio di idee, conoscenze, ideali, sogni. Oggi il suo stile richiama quello dei Cali Writers, in un contesto impregnato però di poesia. È proprio la mancanza di talento che mi ha portato a scegliere qualcosa che sia un po' la base di tutto. Io non amo essere chiamato artista e forse nemmeno poeta. Considero la poesia una forma di espressione naturale dell'animo. Ivan. Negli ultimi anni lavora molto a contatto con i giovani, ha fatto vari convegni scuole, progetti, che sono per lui importantissimi, perché il futuro non è più quello di una svolta. Ivan. Calligraph.altervista.org